In questi giorni si sta molto discutendo dell'argomento cannabis light. Sembra che alcuni partiti politici abbiano escluso la legalizzazione della cannabis light per evitare che lo Stato italiano diventi un po', tra virgolette, uno spacciatore. Questa cosa mi ha fatto un po' riflettere e un po' ridere. Ridere perché è leggermente ridicola, e riflettere sul fatto che comunque agli italiani basta, come si può dire, fare una promessa così flebile e tutti sono contenti. Perché in fondo, diciamocelo, come fai a combattere la droga se levi una sostanza che droga non è? È una cosa un po' strana. Però se funziona, allora anch'io ho 5 proposte. E ragazzi, se queste proposte voi vi piacciono, dopo che ve le dico, prima di tutto condividete questo video e dopo voi magari mi candido anch'io in politica. Ascoltate le mie proposte. Allora, la prima proposta è combattere le frodi fiscali annullando i prezzi a 0,99 centesimi o a 1,99 euro. Insomma, questi 99 centesimi bisogna annullarli. Ragazzi, basta fare prezzi tondi e annulliamo la frode fiscale. Leviamo un centesimo e abbiamo risolto i problemi in Italia inerenti alle frodi fiscali. Ah, queste sì che sono proposte. Ne un'altra. Combattere la mala sanità mettendo delle recensioni all'uscita della sala operatoria. Quindi immaginate, voi uscite e dite: sì, bene, i dottori si sono comportati bene, il tavolo un po' freddo, mi sono addormentato tardi, ma fondamentalmente fino ad ora tutto a posto, non sento dei dolori, consiglio l'ospedale. È così che combattiamo la mala sanità. Basta da ora in poi star lì a far denunce o quant'altro. Una bella recensione e tutto passa. Un'altra legge potrebbe essere l'obbligo di darsi la mano quando ci si saluta, e così risolviamo la pace nel mondo. E no, non puoi dichiarare guerra a uno che ha appena dato la mano. Qualsiasi cosa ti dici con qualsiasi persona, ti devi salutare dandogli la mano. Dici: oh, allora ciao, ti dai la mano, basta, sei pace nel mondo fatta. È stato un obbligo, non ci voleva tanto. Un'altra modifica che farei se fossi in politica sarebbe finanziare le aspirapolveri. Voi direte: perché? Così combattiamo le polveri sottili, no? Se le polveri sottili sono un problema per l'inquinamento mondiale, allora finanziamo le aspirapolveri. Andiamo in giro tutti con l'aspirapolveri e tiriamo più aria possibile e combattiamo questa piaga della società. E l'ultima proposta, poi come ho detto le altre ve le farò se condividerete questo video e se vedo che questi tipi di programmi fanno successo, l'altra proposta è mettere obbligatoriamente i gommini sotto i mobili e combattere così i danni dei terremoti. Basta vedere queste case distrutte, questi sfasci, questo malanno che uno prova quando vede praticamente queste immagini. I gommini, ragazzi, sotto i mobili, così c'è un terremoto, il mobile vibra un po', balla, ma non cede. Sono queste le rivoluzioni serie. Grazie Stato e grazie a chi ha fatto questi tipi di rivoluzione, perché mi ha ispirato quest'idea. Condividi questo video, da grande voglio farlo YouTuber.